Sampdoria per me è stata tutta la vita, perché ho giocato per 12-13 anni sempre nella Samp e così ho dedicato un po' tutta la mia carriera alla Sampdoria. Dalle giovanili fino a quando poi ho smesso, ho cominciato con le giovanili, e abbiamo vinto il torneo di Viareggio con la squadra e così via, e sono andato sempre avanti. Poi ho cominciato a giocare con questa grande squadra, perché allora era veramente una grande squadra, quelli dei Skoglund, Cucchiaroni, quella gente lì, ed ero uno dei pochi giovani che giocavo con Mora, Recagno anche, ma ero uno dei pochi giovani che giocavo con quella squadra, perché giocavo un po' in tutti i ruoli della difesa, e allora Monzelio mi faceva giocare un po' mediano, un po' terzino, quando mancava qualcuno, perché le sostituzioni non c'erano, quando si faceva male qualcuno, io comunque ero sempre nella rosa, continuamente. Difatti io con quella squadra lì ho fatto più di 60-70 partite in Serie A. Sinceramente quella lì è stata la squadra che la più forte, meno che nell'arco della mia carriera che ho giocato, è stata la squadra più forte quella lì. Però poi quando ho cominciato a venire titolare, e allora poi c'era anche ragazzi come Frustalupi, Salvi, questa gente qua, erano anche giusto il papà di Vieri, che il papà di Vieri era un po' un ragazzo così, un po' con la sua testa, però tecnicamente era fortissimo, era bravo. Forse più del figlio tecnicamente, ma non aveva il fisico del figlio. Allora la vecchia guardia era molto importante, anche per il mondo che era diverso. I giovani, allora noi da giovani eravamo con la prima squadra, portavamo la valigia al titolare, a quelli più anziani. C'era un rispetto enorme verso quel che dicevano i giocatori, gli anziani, era legge. Quando andavi in campo ti dicevano: guarda, tu puoi sbagliare un passaggio, però devi correre. Non possiamo vedere un giovane che si tira indietro nella corsa, in quelle cose lì, devi dar tutto sul campo. Quando se non eri convocato, dovevi lasciare detto dove ti trovavi. E difatti eravamo andati da Uzzecchini con un altro giocatore, ci aveva invitato a casa sua quella domenica lì, e siamo andati a casa di Uzzecchini. Arriva questa telefonata che Bergamaschi si sente male, e loro eravamo sesti Levante, arriva Trigoso, veramente Uzzecchini abitava lì, e abbiamo preso un taxi in tutta. Il fatto che avevamo già anche pranzato, io avevo i ravioli, avevo fatto i ravioli tutti in gola. Arrivo lì a tutta velocità con questo taxi, che gli dicevo: vada, che perché se no giocavano le 2:30. E così è stato il mio esordio. Sono arrivato lì che erano già tutti pronti. Sono sceso in campo, meno male che poi la partita è andata bene, abbiamo vinto 2-0 con questa Triestina. E questo è stato il mio esordio. Del fine difensore ero uno che giocava molto, molto sull'anticipo. Per quei tempi avevo un scatto molto breve, veloce. E per quei tempi che il calcio era piuttosto, diciamo, lento, era piuttosto non veloce come adesso. E allora le mie caratteristiche andavano bene sulla marcatura, anticipavo sempre, avevo quella squadra anche contro i grandi giocatori, e mi soffrivano per quello, perché avevo queste doti qua. Poi tecnicamente non è che io fossi un granché, le mie doti erano quelle. Il martello me l'ha messo un giornalista, perché io non so, ho letto poi sui giornali questa parentesi di questo, però non mi ricordo neanche più il nome del giornalista, e così la cosa poi è andata avanti sempre per la mia grinta, non tanto perché picchiavo, perché non avevo neanche il fisico da picchiare, avevo grinta, l'anticipo. E allora ho messo questo soprannome qua, Martello, e è andato avanti per tutta la carriera. Sono contento, giustamente, perché dopo tanti anni, 57 anni, la Samp è riuscita a vincere di nuovo 2 derby come li abbiamo vinti noi, quell'anno lì che io uno l'ho giocato, e così è stata una bella soddisfazione anche quella, a vedere questa squadra che vince di nuovo 2 derby. Però noi è stato ancora maggiore, non per essere troppo tifoso, ma Genoa è andato in B quell'anno là. Noi invece quest'anno il Genoa non ci andrà. 59-60 era il mio primo derby, il girone d'andata, e sostituì Bernasconi,
e a fianco, la formazione era Bardelli in porta con Vincenzo e Marocchi, poi giocavo io mediano a fianco Bergamaschi, che Bergamaschi giocava stopper al posto che aveva preso il posto di Bernasconi in quel derby, e Vicini, e all'attacco c'era Mora, Oschwirk, Milani, Scoglione e Cucchiarone. E le reti sono state, dunque ha segnato prima Mora, poi ha pareggiato loro con Abadì e poi ha fatto gol Oschwirk, abbiamo vinto 2-1 quel derby lì. Dal ritorno c'era la formazione praticamente completa, era rientrato Bernasconi e poi era la stessa formazione e hanno vinto 3-0. Poi dopo non è che l'ho incontrato più, perché il Genoa poi è stato molti anni in B, quegli anni 60 lì, addirittura poi andò in C e allora non è che abbiamo fatto tantissimi derby, ne sono stati fatti non tanti, proprio per quello, perché il Genoa era sempre, invece noi siamo scesi un anno solo, che poi siamo venuti su subito l'anno dopo. La Sande adesso diciamo che è un'ottima squadra, e merito diciamo anche del nostro presidente, che è stato bravo a mantenerla sta squadra, a non dar via i giocatori a gennaio, e adesso c'è una squadra che ha un suo complesso, una sua fisionomia proprio buona, sia a centrocampo che anche la difesa è migliorata molto, l'attacco c'è, cioè questi due o tre giocatori che sono bravi, insomma. Quando ho smesso di giocare io col calcio proprio ho chiuso completamente, a parte le partite che ho sempre andato a vedere alla Samp e compagnia bella, quello era normale. Però poi mi sono messo ho dovuto mettermi a lavorare, avevo un cognato che faceva il carrozziere, abbiamo messo su una carrozzeria e ho ricominciato tutto da capo, ho dovuto rimettermi a lavorare anch'io. Adesso non facevo il battilamo, il verniciatore come i carrozzieri, però stavo in ufficio, dovevo andare di qua, di là, insomma mi davo da fare anche in carrozzeria. Ed è stata la mia seconda vita, perché poi l'ho fatto per 30 anni e più questo lavoro. Sempre, quella della Samp per me, io ce l'ho nel cuore, me la so gli occhi di notte, no. Quello sì è vero, sempre, no. Per me sì, sempre, perché poi a parte quello sono stato anche sempre trattato bene dalla Samp, perché anche con l'Antuoni, quando ho finito, con l'Antuoni mi ha dato la lista gratuita, mi ha detto: Delfino, guarda, tu sei stata una bandiera per noi, e oltretutto mi ha detto: hai anche due richieste da Palermo e Novara. Ha detto: ti diamo la lista gratuita, così i soldini te li prendi tutti te. È stata veramente una persona eccezionale.